Questo libro è particolarmente dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, i quali sono tra i 9 e i 13 anni, e si potrebbe intitolare Storia di un anno scolastico, scritta da un alunno di terza di una scuola municipale d'Italia. Dicendo scritta da un alunno di terza, non voglio dire che l'abbia scritta propriamente lui, tal qual è stampata. Egli notava man mano in un quaderno, come sapeva, quello che aveva visto, sentito, pensato nella scuola e fuori. E suo padre, in fin d'anno, scrisse queste pagine su quelle note, studiandosi di non alterare il pensiero e di conservare quanto fosse possibile le parole del figliuolo, il quale poi, 4 anni dopo, essendo già nel ginnasio, rilesse il manoscritto e vi aggiunse qualcosa di suo, valendosi della memoria ancor fresca delle persone e delle cose. Ora leggete questo libro, ragazzi. Io spero che ne sarete contenti e che vi farà del bene. Il primo giorno di scuola, 17, lunedì. Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei 3 mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi. Le 2 botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni, e davanti alla scuola s'accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravano fatica a tenere sgombra la porta. Vicino alla porta mi sentii toccare una spalla. Era il mio maestro della seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?» Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore, signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti coi ragazzi per una mano e i libretti di promozione nell'altra. Empivano la stanza d'entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva d'entrare in un teatro. Lo rividi con piacere quel grande camerone a terreno, con le porte delle 7 classi, dove passai per 3 anni quasi tutti i giorni. C'era folla. Le maestre andavano e venivano. La mia maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse: «Enrico, tu vai al piano di sopra quest'anno, non ti vedrò nemmeno più passare», e mi guardò con tristezza. Il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figliuoli, e mi pare che egli avesse la barba un poco più bianca che l'anno passato. Trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati. Al pian terreno, dove si erano già fatte le ripartizioni, c'erano dei bambini delle prime inferiori che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come somarelli. Bisognava che li tirassero dentro a forza, e alcuni scappavano dai banchi, altri, al vedere andar via i parenti, si mettevano a piangere, e questi dovevano tornare indietro a consolarli o a ripigliarseli, e le loro maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra Delcati, io dal maestro Perboni, su al primo piano. Alle 10 eravamo tutti in classe, 54. Appena 15 o 16 dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio. Mi parve così piccola e triste la scuola, pensando ai boschi, alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo più là, coi suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi, e ha una ruga dritta sulla fronte. Ha la voce grossa e ci guarda tutti fisso, l'uno dopo l'altro, come per leggerci dentro, e non ride mai. Io dicevo tra me:
Ecco il primo giorno. Ancora 9 mesi. Quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche. Avevo proprio bisogno di trovare mia madre all'uscita e corsi a baciarle la mano. Essa mi disse: coraggio Enrico, studieremo insieme. E tornai a casa contento. Ma non ho più il mio maestro, con quel sorriso buono e allegro. E non mi par più bella come prima, la scuola.